Pace e bene a tutti, bentornati al nostro appuntamento con la santità. È l'8 febbraio e noi ricordiamo San Giuseppina Bachita. Ascoltiamo. Santa Giuseppina Bachita nasce nel Sudan nel 1869. All'età di circa 9 anni venne rapita e venduta a mercanti di schiavi. Bachita fu il nome datole dai rapitori e vuol dire fortunata. Iniziarono per lei anni di privazioni, frustate e passaggi da padrone in padrone. Venne sottoposta anche ad un rito tribale cruento, 114 tagli inferti col rasoio lungo il corpo e poi trattati col sale per evidenziare le ferite. Lei stessa annoterà in un suo manoscritto, custodito nell'archivio storico della Curia Generalizia delle Suore Canossiane di Roma: «Mi pareva di morire in ogni momento, senza nemmeno una pezzuola con cui asciugare il liquido che continuamente usciva dalle piaghe semiaperte per il sale». Giunse finalmente alla sua quinta compravendita. Con Callisto Legnami, un agente consolare italiano, terminarono per lei 10 anni di torture e umiliazioni. Bachita indossò finalmente un vestito. A causa della rivoluzione mahdista, la gente lascerà Khartoum per tornare in Italia. Portò con sé Bachita, che regalerà ad una coppia di amici di Mirano Veneto, e per 3 anni diventerà la bambinaia della loro figlia Alice. I coniugi Micheli le proibirono di frequentare la chiesa. Di questo non era d'accordo l'amministratore della casa, illuminato Cecchini, che al contrario dei Micheli fu un fervente cattolico, intenzionato a convertire la giovane ragazza. La mamma della bambina, Maria Turina Micheli, dovendo raggiungere l'Africa, decise di mandare la figlia e la bambinaia in un collegio diretto dalle suore canossiane di Venezia. Dopo circa 9 mesi, la donna rivendicò i suoi diritti sulla bambinaia, ma lei, che nel frattempo aveva studiato catechismo e si stava preparando a ricevere il battesimo, si rifiutò di seguirla in Africa. Sul diritto di proprietà della signora sulla schiava intervennero sia il patriarca di Venezia, Domenico Agostini, che il procuratore del re, il quale la dichiarò libera. La legge italiana, infatti, vietava ogni forma di schiavitù. Per Bachita inizierà una nuova vita. Il 9 gennaio del 1890 riceverà il battesimo, poi la cresima e la comunione, e le verrà dato il nome di Giuseppina Margherita Fortunata. Entrerà nel noviziato delle canossiane. Il cardinal Giuseppe Sarto, il futuro Papa Pio X, le dirà: «Pronunciate i santi voti senza timore. Gesù vi vuole, Gesù vi ama. Voi amatelo e servitelo sempre così». Nel 1896 pronuncerà i voti. Suor Giuseppina si occupava anche delle missioni. Conquistava la gente con la sua bontà, la sua gioia e la sua fede. I bambini la chiamavano la suora di cioccolato. Lasciava a tutti questo semplice messaggio: siate buoni, amate il Signore, pregate per quelli che non lo conoscono, sapeste che grande grazia è conoscere Dio. La sua vita, la sua storia, erano gli argomenti con cui iniziare i suoi incontri, nei quali parlava della infinita bontà e amore di Dio, che l'avevano resa libera e cristiana. Disse un giorno: «Se incontrassi quei negrieri che mi hanno rapita e anche quelli che mi hanno torturata, mi inginocchierei a baciare loro le mani, perché se non fosse accaduto ciò, non sarei ora cristiana e religiosa». Visse le 2 guerre mondiali. Nella prima prestò soccorso a soldati feriti e ricoverati negli ospedali e alla gente provata nell'animo. Questa esperienza la rafforzò nello spirito. Diversamente dalla esperienza della Seconda Guerra Mondiale, ne uscì provata nel fisico. Era ormai grande di età. Stava per festeggiare il 50° di vita monastica. Un'artrite deformante la obbligava ad usare il bastone per camminare e poi
ad usare la sedia a rotelle e una bronchite asmatica con la tosse le toglieva quasi il respiro. Morì di polmonite l'8 febbraio del 1947 a Schio. Quella di Santa Bachita è una storia veramente commovente. Pensiamo al fatto che già da piccolissima è stata rapita, aveva 9 anni, non riuscirà neanche a ricordare quale fosse il suo nome originario. E quello di Bachita poi sembra quasi una presa in giro, perché vuol dire fortunata. Una presa in giro perché sono stati proprio i suoi rapitori a mettergli questo nome. Venduta. Non sappiamo noi che cosa vuol dire essere venduti, che cosa vuol dire essere mercanzia. E però dobbiamo pensare che ci sono tanti bambini al giorno d'oggi che divengono oggetto di mercato, sia quando sono scelti per le caratteristiche genetiche, sia quando sono prodotti, fabbricati con dei metodi che utilizzano materiale organico provenienti da persone differenti, dai genitori, utilizzano l'utero di un'altra donna, e tutto questo processo alla fine diventa un vero e proprio giro di affari. Bambini venduti, venduti come Bachita, che così aveva perso la sua libertà, nonché anche picchiata e sfregiata nell'aspetto fisico. Però perché ci lascia a bocca aperta? Perché proprio parlando dei suoi rapitori, dopo aver incontrato Cristo, Cristo che non vorrà lasciare me più, di loro dirà: se incontrassi i negrieri che mi hanno rapita e quelli che mi hanno torturata, lei spiega, mi inginocchierei a baciare le loro mani, perché se non mi fossero accadute quelle cose non sarei ora cristiana e consacrata. Sono parole che ci disarmano per la maturità di questo cuore che perdona e addirittura riesce a vedere in quella sofferenza una strada che l'ha portata alla consacrazione e alla conoscenza di Cristo. La libertà. Oggi parliamo di libertà, perché noi non ci sentiamo liberi molto spesso, ci sentiamo vincolati da tante cose, anche verso la Chiesa a volte la sentiamo come quella che ci mette dei paletti, che ci blocca nel pensiero, nelle azioni, a volte anche i nostri genitori sono questo tipo di impedimento, a volte lo è lo Stato, gli insegnanti, i parenti, gli amici. Vediamo sempre qualcuno che cerca di levarci la nostra libertà. Allora in queste situazioni guardiamo a questa donna che si è scoperta veramente libera adesso, libera anche dal suo passato di sofferenza. Perché? Perché ha fatto un incontro importante e si è lasciata guidare. Allora per quanto riguarda la nostra libertà veramente imploriamo, Santa Bachita, insegnaci che cosa vuol dire essere veramente liberi, insegnaci che anche incatenati possiamo essere assolutamente liberi e che la catena più grande è quella del nostro peccato. Santa Bachita, prega per noi.